Amici criptoinvestitori, ben ritrovati a tutti quanti, buona serata e eccoci al nostro appuntamento live di inizio settimana. Da quando siamo passati a Twitch, sapete che ho voluto raddoppiare i nostri appuntamenti live con lo scopo di dargli il peso che meritano, quindi di interagire di più con voi, di essere tutti quanti più sul pezzo, di fare più community, di avere più occasioni di rispondere alle vostre domande e soprattutto di vedere un po' più di grafici, perché è uno occasione in più nella quale ovviamente andiamo a osservare quello che accade nel mercato, andiamo a commentare insieme i grafici principali, andiamo a scambiarci un po' di opinioni sulle news e soprattutto, appunto, ve l'ho detto, rispondo alle vostre domande e sento un po' di vostri feedback. Come vedete dallo sfondo, qua c'è la causa di tutti i mali su Bitcoin, ovvero il meme di Vegeta. Io ve l'ho detto, quando vedete il meme di Vegeta vuol dire che bisogna vendere. È il sell signal più forte che esista, il più forte in assoluto, e quindi adesso lo tengo qui dietro per vedere come reagisce il mercato. Più lo vedo condiviso e più il mercato dampa, ve l'ho anche detto su Facebook e anche questa volta sembra essere stato di parola. Scherzi a parte, c'è Bitcoin che ci sta facendo un po' penare nei dintorni appunto dei famigerati 9000, perché c'è offerta domanda che hanno compattato il prezzo in un maledettissimo range, tanto odiato da qualcuno, tanto amato da qualcun altro, perché se è vero che toglie direzionalità al mercato, è altrettanto vero che comunque, se lo si sa, come dire, sfruttare nella maniera giusta, diventa un'opportunità. E se siete molto attenti e vedete quelle due tabs che ho aperte lì con le opzioni in bella vista, è perché vorrei dedicare una fettina di video di oggi, di chiacchierata di oggi, anche a come andare ad attaccare i possibili, come dire, quando si individua, ecco, la possibilità che la volatilità cali, quindi che andiamo in una fase un po' più noiosa del mercato, si può capitalizzare anche quello. Il bello è che con gli strumenti derivati si può capitalizzare qualsiasi cosa, compreso il noiosissimo range. Innanzitutto vi saluto, vedo che siete tantissimi, ciao a tutti, Dampone in live, speriamo di no, dai, perché alla fine io ancora come posizione sono soltanto spot long, quindi sono esposto sul buon vecchio Bitcoin in maniera spot, per l'appunto lineare. Io detengo Bitcoin, punto, non ho coperture, non ho short, non ho niente, sono lì che aspetto che faccia qualcosa. Sono stato un po' troppo timido per operare con le opzioni, come vi dirò tra poco, per fare ad esempio una covered call, che è dove voglio andare a parare, già ve lo dico, è un sistema di copertura, per l'appunto, quando si pensa si capta qualche segnale, diciamo così, secondo Ichimoku dovrebbe salire ad ore un pelino. Adesso poi magari andiamo a vedere anche quelli. Io non sono un utilizzatore di Ichimoku, quindi magari mi insegnate voi, mi aiutate voi. Stasera niente app, uso il Mac, meglio così secondo me, anche perché non so se oggi vi permette di andare a modificare la risoluzione oppure no, ma secondo me no, perché ultimamente fa un po' di capricci. Ma se non ho capito male, su Twitch, fin tanto che non passi allo status affiliato, ovvero che devi totalizzare un tot di ore di stream, un tot di viewers contemporanei, eccetera eccetera, non hai diritto ad alcune functions, ad alcune funzioni, quali appunto la possibilità, la cosa più basilare del mondo, ovvero la possibilità di farvi scegliere la risoluzione. Così magari se andate in 3G piuttosto che avete una connessione mobile dove non prende benissimo, potreste avere qualche rogna. Spero che non sia il vostro caso, mi dispiace. In ogni caso vi ricordo che, come sempre, dopo troverete questa live sul tubo, sul mio canale YouTube, che trovate ogni tanto scillato qua nella chat dal mio bot, che fa il suo dovere appunto di scillatore dei miei vari link, e quindi potete rivedervelo lì. Ci metterò il minutaggio anche oggi, promesso. Tra l'altro su YouTube avete anche la chicca, che vedete i miei 2 minuti di silenzio all'inizio mentre faccio partire la registrazione, poi aspetto che vada live e sono lì che mi guardo
intorno e voi ve la ridete tantissimo, lo so. Comunque, grazie a tutti per esserci. Adesso sto prendendo un po' di tempo per aspettare che si accumulino un po' di persone, ma vi vedo belli carichi e belli gasati. Ci sono già anche alcune domande, vedo su alcune altcoins, che ne pensi di Band e Data? Tra l'altro Band mi sta interessando parecchio ultimamente, molti di voi mi hanno detto dacci un occhio a Band e a Tellor, mi pare che si chiami l'altro, che fanno parte della categoria degli oracoli decentralizzati, che sono una categoria estremamente importante, e quindi l'ho aggiunto, o meglio Band Protocol, che era una vecchia IO di Binance tra l'altro, e sta tenendo un bel grafico, per quello l'ho aggiunto alla mia watchlist su TradingView. Tuttavia io ho una visione un po' particolare, ecco, delle altcoins, figlia delle mie esperienze passate non buone, e in particolare di non holdare altcoins a meno che non soddisfino condizioni estremamente particolari, ovvero il problema principale con le altcoins, secondo me, è il fatto che è difficilissimo prezzarle, cioè già è difficile, pensateci, dare un fair price a Bitcoin, ovvero rispondere alla domanda quanto vale Bitcoin, cioè quanto denaro vale Bitcoin in dollari, in euro. Come si fa a dirlo laddove non ci sono parametri, come magari nel mercato azionario tradizionale, che ci permettano di andare a misurare flussi di cassa, di vedere gli asset detenuti da un'azienda, i debiti e varie, insomma, appunto asset e liabilities, per vedere un po' qual è il potenziale dal punto di vista proprio finanziario monetario di un'azione che è una quota appunto in un'azienda. Su Bitcoin abbiamo, è una commodity alla fine, l'asset class sulla quale si avvicina di più è la commodity, ovvero un bene che uno vuole detenere perché vede valore futuro, il cui valore, il cui prezzo è guidato da domanda e offerta, quindi più c'è domanda più il prezzo sale, più c'è offerta più il prezzo scende, ovviamente in combinazione. E è difficile perché c'è una quantità di speculazione fuori di testa, cioè ci sono questi andamenti a bolla, no? Che lo fanno salire tantissimo, scendere repentinamente, e si dice, boh, è arrivato a 20.000, poi scende a 3.000, qual è il prezzo giusto, tra virgolette, cioè il suo valore reale, il valore cosiddetto intrinseco, non so come chiamarlo, una sorta appunto di fair value, è impossibile definirlo, ok? Ci sono vari metodi che cercano di approssimarlo, dai più disparati che condivido meno, come il modello stock to flow, che non è proprio nelle mie corde, fino a cose più statistiche come delle medie, semplicemente dei prezzi ai quali si muovono più volumi e cose di questo tipo. Fatto sta che sia difficile per Bitcoin, quanto è difficile per le altcoins? Incredibilmente tanto. E quindi, anche se un progetto è buono di un altcoin, io non me la sento più di holdarla pensando a prima o poi è un buon progetto, quindi il prezzo lo rifletterà. Perché non è vero, magari adesso è iper sovrapprezzata, non lo possiamo sapere, c'è troppa speculazione. Quindi, per farla breve, poi chiudo questo discorso e inizio ancora a guardare le vostre domande che vedo che stanno arrivando. Il discorso che faccio è: holdo altcoins, cioè soltanto le altcoins che holdo sono o Ethereum, per quanto mi riguarda, perché? Perché è una platform sulla quale c'è sviluppato tanto, che ha già preso piede, che ha un percorso di crescita ben definito davanti e che, insomma, è un qualcosa di estremamente concreto e già capitalizzato. E in secondo luogo le altre altcoins che secondo me ha senso, sulle quali per me ha senso investire, ripeto sempre per me, è un token che è ha sotto una tokenomics estremamente solida, quindi un'economia di incentivo alla crescita di valore, e soprattutto è erogato da un'azienda che ha un flusso di cassa, in altre parole appunto le exchange coins. Per me sono le due categorie di altcoins che più mi tentano, ok, mi incuriosiscono. Questo per chiudere la parentesi. Allora, vediamo qualche domanda vostra. Che ne pensi di Band e Data? Allora, Band, ve l'ho detto, ottimo, è interessante come progetto, il grafico è interessante, quindi speculativamente ci può anche stare, e tra poco magari l'andiamo a guardare quando andiamo a un attimo a guardare i grafici. Adesso volevo fare una carrellatina di domande. Io vorrei entrare per fare hold, qual è secondo te il miglior punto di ingresso ora? Guarda, in verità per fare hold dipende, perché
La logica dell'hold in teoria non dovrebbe stare troppo a guardare il prezzo, ma soltanto il tempo, cercare di frazionare gli ingressi nel tempo, perché si pensa, immagino, che lo scopo, adesso scusate, tiro via Vegeta un attimo e metto il grafico di Bitcoin, perché altrimenti mi viene l'ansia a vederlo lì dietro, abbiate pazienza, ecco, facciamo così, ritorno subito a voi. Allora, dicevo, l'holding in teoria, cioè il concetto dell'holding di per sé, è un qualcosa che va definito meglio, ok? Perché holding significa il pensare che il valore dell'asset cresca nel tempo, quindi io lo voglio detenere. Chiaramente manca un discorso di ingressi e uscite. Perché? Perché io devo decidere come entrare a mercato, devo decidere anche come uscire. Attenzione, non facciamoci accecare dal discorso dell'holding pensando che prima o poi la moneta fiat sparirà, ci sarà solo Bitcoin, che sono assurdità ora come ora. Quindi se noi siamo dentro a Bitcoin, come lo siamo, è inutile mentirci, per speculare, per investire, per detenere un asset il cui valore futuro secondo noi è maggiore di quello presente o comunque un ottimo asset da avere in portafoglio, dobbiamo avere ben salda in testa una exit strategy, ovvero come facciamo a capitalizzare i guadagni che facciamo. Ecco, a tal proposito io avevo fatto anche un video banale, perché è la strategia forse più banale in assoluto per fare un investimento di questo tipo, ovvero il classico piano d'accumulo PAC del tipo: io fraziono gli acquisti nel tempo in base a vari parametri che dipendono principalmente da quanto io posso permettermi di investire, che è un discorso altrettanto importante, e soprattutto anche considero le exit, ovvero ogni tanto, ogni tot tempo, che ovviamente è un intervallo maggiore rispetto a quello che passa ad ogni ingresso frazionato, vado a vendere, vado a chiudere una parte della posizione, vado a capitalizzare. In questo modo lo scopo è mediare gli ingressi il più possibile per ottenere una forbice di prezzi il più ampio possibile e soprattutto per evitare sovraesposizioni a prezzi alti, ok? Questo è un po' l'ABC. Tenendo appunto come ipotesi dell'uptrend di lungo periodo, andando a fare dei sell ogni tanto tempo, ad esempio se gli entry sono mensili, gli exit possono essere semestrali, annuali, anche lì è tutto variabile in base alle proprie predisposizioni, vado a capitalizzare questo uptrend di lungo periodo senza preoccuparmi troppo di entrare e uscire al momento giusto, perché da holder, tra virgolette, il voler fare timing del mercato è uno dei modi principali per suicidarsi, ovvero andare a cercare di diventare trader quando non lo si è, e va a finire che inevitabilmente si sbaglia, si perdono soldi e soprattutto si va in pasto alle emozioni, appunto si va a finire che si perdono soldi, si rovina il proprio investimento, si hanno risultati molto molto peggiori del previsto. Quindi il miglior punto di ingresso per l'holding è un discorso che secondo me non sta troppo in piedi. Ecco, se si vuole fare un'operazione speculativa sul ritracciamento da questo rialzo, tra poco ne parliamo e ha estremamente senso, ma se si vuole fare holding sul lungo periodo non bisognerebbe diventare troppo matti stando a guardare per l'appunto il prezzo in una particolare occasione. Andava bene ma non riuscivo a interagire, immagino da mobile, sì, ci sono un po' di problemini. Oggi sono dei congiunti ma si segue la live comunque, fantastico, numero uno. Sta iniziando a essere sempre più puntuale, top, è vero, assolutamente sì, perché insomma c'è sempre il circa dopo all'orario, però cerco insomma di essere puntuale. Ok, però se entro basso è meglio, ecco, guardavo sempre per il discorso dell'holding, verissimo, però capisci bene che entro basso allora c'è da cogliere i momenti di panico. Il momento di panico era ad esempio il dampone quando siamo arrivati a 4-5 mila, c'era crisi, c'era panico generale assoluto, c'era davvero un po' di sangue freddo per fare un acquisto, ok? Dopo che il prezzo raddoppia capisci che andare a definire un prezzo alto, un prezzo basso, sì, si può dire aspetto che ritracci di 500-1000 dollari, però qual è poi la differenza da qui a 5 anni, supponendo appunto una crescita dell'asset stesso? Neanche troppa, ok? Quindi il discorso, ripeto, sull'holding, sull'investimento di lungo periodo, tenderei a scorporarlo dal prezzo del momento, magari appunto in momenti di crisi e di panico ci sta a fare un acquisto extra, ma mai troppo esposto, cioè mai violare
fare la propria regola di acquisti frazionati per l'appunto nel tempo e stare a vedere poi negli anni che andamento ha e fare ogni tanto appunto dell'exit per recuperare, capitalizzare un po' la crescita, perché altrimenti se ci si fa prendere troppo dal prezzo, il rischio è quello di correre dietro al trend, cercare di seguire il trend quando non si è in grado di farlo, e diventa una cosa potenzialmente dannosa, ecco, credimi, perché si entra in dei meccanismi emotivi guidati dalle emozioni che non sappiamo gestire se non siamo trader, e quindi vedrai, inevitabilmente si perdono tanti soldi. Allora, vorrei investire qualcosina su un token nativo. Pensavo a FTT, a Sell oppure a Nexo. Cosa ne pensi? Grazie mille. Guarda, dal punto di vista, tra virgolette, fondamentale, tutti e tre sono ottimi. Si tratta per l'appunto di tre aziende con un business model, un flusso di cassa e un prodotto eccezionalmente completo. Tra i tre io ho investito, sto investendo in FTT, ho fatto coming out recentemente sul mio portafoglio, ho spiegato che ho in piano di andare a dedicare un 2% della porzione del mio portafoglio a FTT stesso. Che qualcuno mi può dire, mamma mia, che coraggio che hai, cioè andare a investire a lungo termine su un altcoin dopo quello che hai fatto in passato, che io sono stato il peggiore investitore in altcoins, perché ne avevo scelte 4-5 con l'idea, sì, buon progetto, bla 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 bla, ho preso una mazzata clamorosa, ho imparato la lezione, non lo farò mai più. FTT, te l'ho detto, è un'azienda che fa cassa, tra l'altro un'azienda di trader, un exchange molto pro, molto bello, io conosco bene il settore, mi sta piacendo, mi piace, e quindi ho deciso di investire in quello. Non vi sto dicendo di farlo, chiaramente è una mia personalissima scelta, ci ho fatto anche un video se vi interessasse andarlo a vedere. Sell e Nexo, guarda, sono due piattaforme che utilizzo entrambe, mi trovo estremamente bene e quindi non posso che essere entusiasta di ciò. Tra l'altro il token Nexo dà diritto a un dividendo sul ricavato della piattaforma stessa, è una security regolamentata dall'SEC, tra l'altro dall'ente regolamentatore, appunto la Securities and Exchange Commission americana, e quindi è tutto in regola, è una sorta di azione a tutti gli effetti tokenizzata che mi pare, non so se uno o due volte l'anno, paga per l'appunto un dividendo sui ricavi di Nexo stesso. Poi ecco, magari commentiamo i grafici più tardi. Adesso vado a dare un occhio ancora a un paio di domande e poi passerei al grafico, visto che altrimenti vi annoio, e poi soprattutto chi mi guarda in differita sul tubo dice, ma sti grafici arrivano, no dai, ma parla di grafici, non voglio più niente, basta chiacchiere. Buonasera, telefono posizionato sulla ciclette, ci si allena in casa, fate domande stimolanti. Beh, siete veramente uno spettacolo, cioè io vi immagino lì uno dei parenti che magari loro stanno parlando con le cuffiette nelle orecchie che ascolta io che parlo di Bitcoin, magari loro, e allora com'è, lì così che li guardi, sì, nel frattempo stai ascoltando io che vaneggio sui grafici, numero uno, l'altro invece sulla ciclette che corre mentre io vaneggio sui grafici, scommetto che starai spingendo veramente ai massimi sulla ciclette, vai, così si fa, anch'io mi sto cercando di allenare in questo periodo un po' con gli elastici, che veramente mi sento abbastanza imbarazzante, a volte mi metto sul terrazzo, che ormai si cuoce, con sti elastici che mi sembra di essere, avete presente quelle tipo fitness model che sono lì su Instagram, che fanno tutte fighe, che fanno sti esercizi qua, e poi ci sono io che ci provo a imitarle, invece mi sembra che mi frusto da solo, poi ho dei segni che sono peggio di delle cicatrici di Gesù dopo la fustigazione, una roba incredibile. Vabbè, chiusa parentesi. Vorrei vendere dei bitcoin e parcheggiarli in una stable coin. Quale mi consigli? Può andare bene USDT? Guarda, personalmente anch'io una parte di liquidità cash ce l'ho sulle stable coins. Quello che ho fatto è diversificare. La maggioranza, lo ammetto, ce l'ho in USDT, ma per motivi di praticità. E tra l'altro, ecco, ciò che ho in stablecoins io personalmente lo faccio per utilizzare le piattaforme di SeFi, in particolare Celsius Network e BlockFi, che accettano le stablecoins e non la moneta fiat. In parte invece ce l'ho in fiat utilizzando Nexo, anch'esso messo un po' a rendita, per avere un po' di liquidità cash, non lì a marcire ma un po' a rendita. E ti dico la verità, USDT sì, però, cioè tra tutte ovviamente è la più utilizzata, però dipende anche dall'uso che ne fai, che se la vuoi spostare tra exchange ovviamente la migliore rimane USDT,
Però l'ideale dal punto di vista del rischio è fare una diversificazione magari tra USDT, USDC, poi qual era l'altra, TrueUSD, quelle un po' più utilizzate, ok? Così da limitare il rischio nel peggiorissimo dei casi. Non credo serva la partner, ma guarda, in realtà avevo provato a googolarlo, di vedere come si faceva a modificare la risoluzione, e ho trovato quello, poi non so se è vero o no. Ti dico, io ci ho provato a smanettare un po' nelle impostazioni, se qualcuno ne sapesse qualcosa ditemelo, perché cioè, davvero non lo so, non ho trovato nulla. Buongiorno, buongiorno anche a te, se mi metto d'accordo con Gabri dampa tutto, no vi prego, le nostre balene sono, Gabri è la balena della community, stai buono, non mettere cell walls, che quando ti ci metti con i suoi cell walls da 9000 bitcoin ci butta giù tutto. Che ne pensi di Digibyte? È in continua crescita. Io mi chiedo perché, cioè non riesco a capire cosa stia succedendo. Digibyte, ma che è? Io dovrei forse approfondirlo, mi inizio a domandare. Ho visto che tutti da un giorno all'altro hanno iniziato a parlare di Digibyte, mi sono arrivati non so quanti messaggi privati su Digibyte, ma boh, che succede? Ditemelo voi, vi prego, io non so nulla, cado dal pero, io sto seguendo le principali coin, non mi sto più perdendo per l'appunto in altcoins, quindi sono meno informato, diciamo così, sulle altcoins. Ditemi voi, davvero, io non so quello che sta accadendo, io l'ho sempre reputato un qualcosa di abbastanza inutile, ma forse mi dovrei ricredere? Chi lo sa? Boh, ho dato una botta a quello che c'era qui, questa specie di filtro che è davanti al microfono, è anche abbastanza ingombrante, ogni tanto lo faccio volare via, ho il vizio di gesticolare. Sell, qui qualcuno vedo che è pro Celsius e io non posso che abbastanza quotare. Solo un suggerimento, vai su TradingView in inglese con i tuoi grafici e previsioni che spacchi, perché no? Io ogni tanto li pubblico in italiano, però ovviamente in lingua italiana, tra l'altro con gli algoritmi di check di TradingView, ogni tanto ho discusso anche lì, io sono l'amico proprio degli algoritmi di ban, di blocco dei contenuti, perché in passato appunto anche pubblicando le analisi su TradingView me ne hanno bannate 3 o 4 perché mancava una cosa, ma la descrizione deve essere in lingua e le parole devono essere tot, non puoi inserire questo termine, non puoi inserire quell'altro. Ieri ho pubblicato la mia strategia di trading automatico, no, e deve esserci almeno 350 parole di descrizione. Io, a me è passata la voglia di pubblicare su TradingView, cioè ottima piattaforma per i grafici non plus ultra, ma per pubblicare magari preferisco altro. Cosa ne pensi del mio portafoglio di lungo termine composto da BTC, Ether, BNB e MCO? Ma che dire, guarda, non è affatto male. BTC, vabbè, ovviamente funge da cuscinetto. Ether, io sono assolutamente di parte. BNB, per il discorso di prima del cash flow, è insomma un'azienda assolutamente efficace, con una tokenomics efficace. Perché? A cosa serve BNB? C'è il burn che tiene la liquidità contenuta, la supply contenuta, le IO quando ci sono, le fees ridotte, insomma ci sono tutta una serie di incentivi, di vantaggi che creano valore per BNB. Dietro c'è Binance che è il non plus ultra e quindi assolutamente bandiera verde, semaforo verde. MCO in realtà devo iniziare a tuffarmi un po', a entrare un po'. Hanno bannato il tuo script della strategia, sì lo so, perché dovevo scrivere almeno un tot di descrizione, mannaggia a voi. E l'ho pubblicata tra l'altro per ovviare la cosa su Pastebin, che insomma almeno c'è a disposizione lo script, poi dovete farvi un po' di sbatti in più, di fare nuovo script, incollarlo, fare aggiungi al grafico, ma il risultato non cambia. Così, anche perché avevo riprovato, aggiungendo altre parole di descrizione, a condividerlo e mi hanno detto trattenuto per revisione, perché adesso probabilmente mi hanno fleggato, non lo so. Vabbè. Quindi MCO, dicevo, crypto.com, lo devo esplorare un po' di più. Lì per lì, non è proprio una delle mie piattaforme preferite, però non posso negare il suo estremo successo, quindi può essere interessante. Si può parlare del video su YouTube? Assolutamente sì, del Pine strategia che hai fatto. A me non torna l'ingresso e l'uscita. Lasciando i parametri standard su 4 ore, entra ed esce con un'operatività molto stretta. È normale? Allora, forse potrebbe dipendere da cosa. Dunque, operatività molto stretta. Sul 4 ore, se metti, secondo me, il trailing stop,
sempre all'1%, c'è il rischio, visto che il segnale è estremo, che ci sia subito il rebound e magari ti esce subito, non lo so. Io con lo stop loss, col trailing stop, scusa, dell'1%, ho trovato una situazione ottimale sulle 2-3 ore. Alla fine i parametri sono quelli, operatività molto stretta, sì, è normale, perché comunque la sua operatività è ad alta frequenza. Per ovviare la cosa, si può magari renderlo un pelo più trend follower, che forse è la cosa che preferirei, anche perché 1000 operazioni sull'arco di tempo di un anno, come da esempio, che non conteneva, vi ricordo, le fees di entrata e uscita, va a finire che c'è una bella erosione da parte delle fees. Quindi andare a ridurre un po' il numero di operazioni spostandolo verso il trend follower potrebbe essere più interessante, perché lo rende appunto a minori operazioni, aumenta un po' di più la varianza del risultato, ma comunque il drawdown rimane abbastanza contenuto e il time frame di riferimento diventano allora sì le 4 ore, il trailing stop diventa magari il 5-6%, ecco, giù di lì. Allora, a breve ci sarà lo sconto del 50% di BTC su The Syndicate. Partecipi? No, perché io non holdo la loro coin, in verità. Lo so che si può anche non holdandola, però le quantità sono estremamente ridotte, nel senso, ho visto che se tu non holdi CRO, mi pare che sia, hai diritto a un'allocazione massima di $200 di Bitcoin, che adesso star lì a scannarmi per $200 di Bitcoin, teneteveli. Altri, e tra l'altro devi avere i CRO con cui poi eventualmente verranno cambiati questi $200 di Bitcoin, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io non parteciperò. Chi lo vuole fare non fa assolutamente schifo, perché ovviamente è una campagna di marketing per Crypto.com che incentiva a stakeare, a dare i CRO, la loro coin. Tra l'altro Crypto.com non ha una coin ma due, CRO ed MCO, quindi via, si vola. Loro proprio col marketing ci sanno fare, hanno liquidità a badilate e fanno sti numeri qua, bene, bene così. Ciao, mi sto approcciando in questi giorni al trading di criptovalute, cosa mi consigli di fare nel breve periodo? Studiare, direi, imparare, perché cominciare a operare così subito senza sapere bene quello che si sta facendo, te lo sconsiglio. Imparare a pianificare gli investimenti, una sorta di sfida personale, benissimo. Io ti dico la verità, la prima cosa da fare per imparare il trading è prendere un capitale contenuto. Avevo fatto un video, tra l'altro, con un titolo un po' provocatorio, ovvero quanto capitale serve per iniziare a fare trading. La risposta ovviamente è che non serve, non è che c'è da definire un capitale che serve per iniziare a fare trading, bisogna mettersi lì con un capitale modesto, dopodiché trovare la propria quadra, ecco, quindi cercare di utilizzare, che ne so, 200 euro, 300 euro di capitale iniziale per imparare a masticare un po' il rischio rendimento, ok? Capire cosa vuol dire gestire il rischio stesso, cosa vuol dire perdere, cosa vuol dire provare le emozioni di paura, di avidità, tutto ciò che entra in gioco quando si usano soldi veri, ok? Se usi un cosiddetto conto demo non proverai mai quello che vuole dire. Quindi il mio consiglio per approcciare il trading è studiare, chiaramente ci vuole una bella base teorica, prendere un capitale che tu lo devi considerare come se stessi investendo in un corso, immaginati, un corso attivo dove sei tu che fai. Quel capitale lì consideralo a fondo perduto, perché succederà così, fidati, all'inizio si perde, e inizia a giochicchiare, a farti un bel piano, una bella struttura, da dire io questo ho questo capitale, immagina anche se sono 200 euro che siano 1 milione, come lo gestisco? Apro posizioni con un rischio del 5%, quindi 5% alla volta, come gestisco le serie di perdite, come gestisco le serie di guadagni, ecco, queste cose qui sono assolutamente importanti. Pianifica, vedi i risultati, inizia a costruirti il tuo trading journal, un po' quello che abbiamo visto nel nostro corso Trading Consapevole, insomma, che è gratuito e a disposizione sul mio canale YouTube. Ho visto il tuo video su BlockFi, mi sono registrato grazie a te, mi fa estremamente piacere. Che ne pensi di utilizzarlo un po' come alternativa alla banca? Guarda, io lo utilizzo per mettere un po' a rendita un po' di liquidità che ho, un po' di stable coins, quindi lo utilizzo con molto piacere, diversificando con altre piattaforme di SeFi, in particolare Nexo e Celsius Network. Quanto hai fatto col trading? Eccoci qua con le curiosità. Allora, guarda, in verità
Il trading consiste, avevo fatto vedere la distribuzione del mio portafoglio, il trading è una piccola parte, ok? I risultati sono estremamente volatili, cioè ci sono mesi che vanno molto bene, ci sono mesi che chiudono in negativo, ci sono serie di mesi che chiudono in negativo, perché mi è capitato. Ti dico, se dovessi fare una media, ma una media ignorantissima di quello che ho fatto in questi ultimi 2 anni, supponiamo, all'incirca all'anno una crescita che può essere del tra il 20 e il 30% del capitale, ok? Di quello allocato al trading, all'incirca. Quanto si fa col trading? Guarda, in realtà è esatto, domanda sbagliata con cui iniziare, perché comunque è variabile il risultato. Io ti posso dare appunto la mia media sul passato di quello che è successo a me, ma poi non è trasponibile sul futuro, perché te l'ho detto, mi è capitato di fare mesi in cui ho fatto magari il 50% in qualche mese, poi il mese dopo ho perso, ok? Poi in realtà con la mia politica di gestione del rischio, che vado a lottizzare molto il capitale, solitamente apro posizioni in base a un capitale a rischio, ovvero quello che perdo se vado in stop loss, calcolo in R, ok? Quindi un R equivale a un'unità di capitale a rischio, che per me è all'incirca il 2% del capitale allocato alla fettina speculativa, quindi una piccola fetta, e ci sono mesi che chiudi con più 10 R, ci sono mesi che chiudi con meno 5 R, meno 20 R, dipende da vari fattori ovviamente. La cosa importante da capire è che potrebbe statisticamente capitare anche che ci sono 6 mesi a fila che chiudi tutti e 6 mesi negativi, ok? Perché il trading è probabilità, un gioco di probabilità. Quindi da solo, il mio parere personale è che da solo io non sarei in grado di gestire un'attività puramente trading, ok? La devo unire col resto. E inoltre molti chiedono, ma come lavoro il trading, si può vivere di trading? La risposta potrebbe essere sì, ma una volta che si fanno non anni, forse 10 anni di esperienza, e si riesce a capire come si fa a gestire queste oscillazioni, perché uno magari si immagina di fare un tot al mese, ma non è così, non funziona così nel trading, non è che ogni mese si guadagna, cioè ci può essere davvero una volatilità, una fluttuazione pazzesca che la puoi contenere con politiche di gestione del rischio, però cioè, non più di tanto, nel senso è intrinseco nel mercato la volatilità. Sto continuando a pedalare, ma a livello di formazione e lavoro come nasci? Ottima idea, pedalare, ultime domande, poi passo giù ai grafici. A livello di formazione e lavoro io nasco come ingegnere, cioè nasco e muoio come ingegnere, nel senso che la mia formazione è finita lì, lato accademico universitario, e lavoro nel settore healthcare, automazione nell'ambito healthcare, quindi ospedaliero, lavoro appunto in ospedale, cioè per un'azienda che è in appalto in ospedale, offriamo servizi di automazione di vario tipo. Non nego che il mio obiettivo è di, come dire, staccarmi e dedicarmi 100% cripto, ma sono nella fase ancora di accumulo capitale, mi piace molto il lavoro che faccio, quindi un po' mi spiacerebbe lasciarlo, sono in difficoltà, prima o poi credo che mi si schiariranno le idee. I toro anch'io lo sconsiglio, perché sinceramente per operare sulle cripto è meglio operare sugli exchange. Allora, andiamo sul grafico. Ok, andiamo a dare un'occhiatina al grafico di Bitcoin. Tra l'altro vi avevo preparato anche un bel sondaggio, a noi che piacciono un sacco i sondaggi. Dov'è che era? Però mi sa che lo devo fare più tardi, fatemi vedere se lo trovo. Sì, allora no, lo faccio subito, così nel frattempo... No, scherzavo, basta, lo faccio dopo, perché sennò poi il sondaggio vi occupa mezzo schermo e c'è da diventare matti. Tanto su Bitcoin non c'è tantissimo da dire oggi, a dire la verità, perché come vedete siamo in range, siamo in una situazione laterale. Abbiamo un range low che si trova all'incirca qua 8600 e abbiamo un range high che si trova all'incirca qua 9000, ok? Quindi la resistenza principale è Vegeta, tanto per cambiare. E fondamentalmente cosa possiamo apprezzare nella dinamica di questo range? Ma una sorta di cosa così, un triangolo, un'indecisione, che però vedete palesa liquidità in domanda e in offerta in più occasioni. Quindi fondamentalmente quello che è accaduto è che abbiamo avuto il nostro impulso rialzista, ok, che è andato a scaricare un po' di rabbia, di stop, di liquidità sul mercato, è andato a cozzare dritto dritto contro la liquidità in offerta. In che occasione? Nella candela di arresto, quindi questa. La definizione che ho coniato, se vogliamo, di candela di arresto
È una candela che si oppone in maniera fortissima al trend, all'impulso in corso. Cosa vuol dire? Vuol dire che se stiamo partendo, ok, abbiamo avuto questa fase un po' a rilento, dopodiché si è accesa la scintilla, la rottura degli 8000. Qua c'era tanta liquidità, ne abbiamo parlato in tante occasioni, rottura degli 8000, liquidità, pump, e poi cosa è successo? Impulso. Impulso ancora, offerta a valanga che ha iniziato a palesarsi qua, offerta che ha abbattuto il prezzo e l'ha riportato nella candela del giorno dopo, subito tra l'altro l'impulso, a un prezzo di chiusura più basso del prezzo di apertura. Definizione di candela di arresto. Quindi si definisce, se vogliamo fare quelli da textbook, si definisce candela di arresto una candela che si pone durante barra dopo un forte impulso e soprattutto si appone in contrapposizione dell'impulso stesso, quindi una candela che mostra una prevalenza di offerta rispetto alla domanda durante un momento di foga, ok, in cui la direzionalità è fortemente rialzista. Quali sono gli effetti di una candela di arresto? Gli effetti più comuni sono due. Il primo è la lateralizzazione, quindi il fatto che abbiamo da una parte la forza rialzista, si inizia a palesare offerta. Cosa succede? Le due forze iniziano ad equivalersi, la liquidità è un po' spazzata via perché l'offerta magari spazza via qualche long a leva troppo alta, lo liquida, lo stop, la domanda ha già spazzato via un po' di short e alla fine si crea un intervallo laterale in cui si può avere una fase di accumulazione o una fase di distribuzione. Fatto sta che la volatilità decrementa, la turbolenza decrementa, i volumi decrementano e ci muoviamo appunto in lateralità per un po' di tempo. Dopodiché ovviamente si risolverà questo impasse e si passerà all'impulso successivo, che può essere rialzista. Se devo essere, come dire, se devo guardare la statistica, se abbiamo una direzionalità fortemente rialzista, fortemente bullish e abbiamo poi una lateralizzazione, statisticamente c'è più possibilità che l'impulso seguente sia concorde col precedente, quindi confermi la direzionalità rialzista preimpressa dal movimento precedente. Però non ce lo dice nessuno, quindi mi raccomando, siamo sempre cauti nel prendere posizioni anticipatrici, non diamo mai per vero niente, perché un movimento accade solo quando accade, ok? Quindi il segnale sarebbe il break da questo range, il che significa andare a chiudere una bella candela daily al di fuori del range. Più chiude lontano dal range e più c'è la possibile conferma, si può fare un trade sul break dal range, ok? Può essere a rialzo o a ribasso a seconda di quale direzione verrà, cioè come dire, quale boundary, resistenza o supporto, quale limite del range verrà rotto per primo, avremo una probabilità maggiore di rialzo o di ribasso, quindi di continuazione oppure di inversione. Come si crea una dinamica di questo tipo? Alla fine, ve l'ho detto, abbiamo l'impulso stesso, quindi qua siamo in una fase impulsiva. La fase impulsiva viene soppressa dall'offerta che si genera in maniera altrettanto impulsiva e sfocia in una candela di arresto. Dopodiché abbiamo un inizio di una lateralizzazione. Durante una fase di lateralizzazione quello che succede è che si accumulano posizioni. L'open interest, se lo andiamo a vedere, e ve lo faccio proprio vedere, andiamo a vedere Bitcoin Futures, guardate l'open interest complessivo, non guardo più quello solo di BitMEX perché purtroppo BitMEX ha perso una grossa fetta del mercato, quindi attualmente il mercato prioritario è OKX, che è un exchange interessante sul quale magari farò un video visto che è uno dei pochi che mi mancano. Fatto sta che quello che mi interessava guardare adesso è vedere che l'open interest è in aumento, ok? Da dopo il dump di 12 marzo l'open interest è in aumento. Questa pagina è pesantissima, sento il PC che mi sta frullando, ci potrei cuocere sopra un uovo. E cosa significa? Che si stanno aprendo posizioni, ok? Soprattutto se andiamo a vedere poi una finestra temporale più ridotta, vediamo, possiamo apprezzare il fatto che le posizioni si incrementano molto di più durante le fasi laterali. Perché? Perché non abbiamo movimenti particolarmente violenti che vanno a liquidare posizioni, a chiudere posizioni, ma abbiamo per l'appunto una prevalenza di apertura di posizioni stesse. Ok? Quindi quello che succede, immaginatevelo, durante lo svilupparsi, durante il
proseguire del tempo in questa direzione è che si accumulano posizioni e quindi cos'altro succede di conseguenza? Si accumulano stop loss, si accumulano liquidazioni potenziali, e questo in cosa si traduce? In barriere di liquidità, pool di liquidità che si trovano su entrambi i lati del range stesso. Infatti un movimento di range non è mai un movimento ideale che vedete sul libro di testo dell'analisi tecnica, dove vedete che il prezzo arriva e ti fa tac 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 e poi parte. Magari fosse così, cioè saremmo tutti ricchi probabilmente. Quello che succede, e lo abbiamo trattato tra l'altro in un video che ho fatto io, adesso mi autopromuovo, ma sono tutti contenuti gratuiti che sono a disposizione sul mio canale YouTube, quello che succede è che spesso chi ha il potere di muovere i capitali va a pescare da questa liquidità, perché è una manna, ok? Infatti vedete che in tantissime occasioni, come qua, 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 oppure qua, abbiamo delle uscite dal range false, riassorbite, perché lo scopo è il cosiddetto engineering liquidity, ovvero andare a creare liquidità da parte delle balene, come muovendo il prezzo qua sopra fanno saltare gli stop, si generano degli stop buy che sono dei market buy, delle buying pressure, e loro ci vendono sopra, così senza incorrere in slippage, senza far dampare il prezzo, loro fillano i loro short, e allo stesso modo dalla parte opposta fillano i loro long. Questo è quello che accade durante i range: si ha compattamento di liquidità agli estremi, abbiamo l'open interest che cresce, abbiamo una fase intermedia, fin tanto che il range continua a vivere per l'appunto, di falsi break, di cosiddetti sweep degli high e dei low che poi vengono riassorbiti. Una volta che si imprimerà direzionalità in maniera definitiva, in modo da assorbire, bucare totalmente la barriera di liquidità e soprattutto l'offerta che mira a sfruttare la liquidità andando a fare engineering degli stop, come dicevamo prima, e riusciamo a chiudere una candela al di fuori dei pool di liquidità, allora abemus direzionalità, ok? È difficile da andare a beccare. Per quale motivo? Perché per l'appunto ci sono troppi falsi positivi, falsi segnali, e chi opera, chi si fionda dentro appena vede un break, appena vede una candela che fuoriesce dal range, finisce trapped, finisce intrappolato e finisce vittima per l'appunto di queste whales, di queste balene che mirano a andare a fillare i loro short sui nostri breakout long, ok? Non dobbiamo essere noi che ci facciamo fregare in questa maniera. A tal proposito, allora, quello che faccio io personalmente è di mai, io non lo faccio veramente mai, fare il breakout trader sul range, perché statisticamente, in particolare all'inizio, sui primi test, sono molti di più i falsi positivi che i reali positivi, quindi i reali breakout del range stesso. Quindi io, se non vedo un segnale almeno di chiusura effettiva fuori dal range, non lo considero ancora un breakout. Anzi, nel nostro video sull'operatività nel range abbiamo considerato al contrario i falsi break come setup che segue appunto il falso movimento, cioè non sul break ma sull'assorbimento del break stesso, ok? Che è una cosa estremamente differente. E quindi, una volta che, tornando al punto, vediamo un papabile break, non c'è da fiondarsi dentro subito. Quindi se adesso vediamo un movimento di questo tipo, che però non ha ancora chiuso magari una candela, quello che preferisco fare io è aspettare il famigerato retest, ok? Col rischio che non arrivi. Preferisco correre questo rischio piuttosto che fiondarmi dentro subito dal break, ok? Che durante un range, ve l'ho detto, c'è più rischio a entrare nel break. Perché? Perché abbiamo accumulato più liquidità, quindi ci sarà più gente interessata a fare engineering di quella liquidità lì. Se fosse invece una resistenza che magari viene testata una, due volte, alla terza la rompiamo, allora magari ci sta di più entrare subito al break, cosa che personalmente io non faccio mai comunque. Ne abbiamo parlato anche uno o due live fa, non mi ricordo, che i tre entry sul break, su un break di una qualsiasi resistenza o range, sono: il primo,
alla rottura della stessa, il secondo al retest e il terzo all'higher high, ok? Quindi io personalmente tendo a preferire comunque quello sul retest. E in questo caso, se vi ricordate quello che abbiamo detto su break retest, su quei discorsi lì, il retest sarebbe da calcolare, adesso volevo togliere un po' di sporcizia, eccoci, sarebbe da calcolare in primis come, cioè supponiamo che oggi chiudiamo una candela verde e arriviamo qua, ok, la chiudiamo qua, bello, è un breakout? Probabilmente sì, è un segnale abbastanza forte, nulla gli vieta al giorno dopo di fare così, ma capite che è meno probabile sicuramente che vedere, ecco, soltanto la fuoriuscita così. Quindi break, chiusura, cosa facciamo? Iniziamo a dire, ma pianifichiamo nel caso di storno per entrare sul breakout lungo direzionalità, ok? Quindi il primo entry, cioè la prima zona di entry per me è il massimo della upper shadow sulla quale, cioè che c'è stata prima del break stesso, ok? Perché è il primo punto in cui ci potrebbe essere uno scatenamento della domanda stessa. Quindi flettiamo, la domanda magari già si scatena a questo primo livello, il primo riferimento di prezzo che abbiamo, insomma, su qualsiasi time frame, perché se rimpiccioliamo i time frame qua non abbiamo la chiusura, ma se andiamo, che ne so, a 5 minuti abbiamo la chiusura di una candela qua dove c'è la shadow nel giornaliero. E quindi magari se quel segnale lì per i trader di breve è sufficientemente forte per farlo propagare anche poi sui time frame più ampi, diventa un focolaio di domanda e poi ci fa ripartire il trend e noi facciamo il cosiddetto miss, ce lo perdiamo. E infine l'altra area terminale è invece dove c'è la resistenza stessa nell'ipotesi che flippi a supporto, quindi sarebbe questa l'area sulla quale distribuire i long su ipotesi di prosecuzione rialzista. Quindi l'ipotesi dice che questa diventa un'area di accumulazione, lo stop loss dove lo metto? Su violazione dell'ipotesi iniziale. Quindi abbiamo due possibilità di stop loss per come la vedo io. La prima è il riassorbimento, quindi il reingresso nel range. Se cominciamo di nuovo a gravitare con i prezzi qua dentro, significa che il break è stato in qualche modo assorbito e quindi io sono interessato a chiudere la posizione. La seconda possibilità più larga, ok, è di considerare, dire, allora abbiamo rotto a rialzo, quindi questa zona, questo range è diventato una sorta di cluster di domanda, ok, una mega area di supporto, tra l'altro vedete che di volumi ce ne sono, quindi potrebbe succedere che ci ritorniamo dentro ma poi ripartiamo. E allora cosa faccio? Lo stop loss lo sposto un po' più in basso, tenendo come riferimento il range low, diciamo se perdiamo il range e chiudiamo sotto al range low è invalidata l'ipotesi. In questo modo si perde in rischio rendimento, si aumenta in probabilità comunque di non far scattare per sbaglio lo stop loss. Quale c'è da preferire? Allora, a mia personale opinione dipende molto dalla chiusura, cioè da quanto chiudiamo fuori la candela di break, perché tanto più la candela di break chiude distante dalla resistenza, dal range high, tanto più manda un messaggio, ok? Cioè, per capirci, per essere molto trasparenti, molto chiari, se la candela va a chiudere qui, cosa facciamo? Andiamo a operare sul retest? Cioè, non ha neanche senso, perché se da qui poi andiamo a retestare, diventa un movimento, cioè un impulso assorbito. Perde quasi di senso il discorso stesso del retest e c'è veramente poca possibilità di ritornare all'interno del range. Se chiudiamo qui, per dire, poco sopra, allora diventa, capite, più rischioso prendere posizione e considerarlo già un breakout, e potrebbe addirittura convenire attendere un'ulteriore conferma, quindi un ulteriore allontanamento da quel livello di prezzo lì, oppure una flessione con generazione poi di domanda, quindi flessione, shadow e chiusura della candela magari qua. Questo potrebbe essere un bel setup long su cui operare e magari può valer la pena in quel caso di abbassare un po' lo stop loss per evitare, perché diventa appunto più possibile che questa zona diventi un supporto piuttosto che questo singolo livello di prezzo, ok? Banalmente è la visione che io ho. Lo stesso ovviamente può avvenire a ribasso, perché se il break è a rialzo siamo addirittura lungo direzionalità, quindi c'è anche maggior probabilità di
follow up nelle candele successive, perché se una rottura di un range avviene lungo direzionalità, tendenzialmente quello che accade è che la probabilità di follow up, quindi di continuazione rialzista o di retest e continuazione, è più alta ovviamente che se abbiamo un break così al contrario, ok? Poi è altrettanto vero che siamo in una situazione ambigua, perché sul settimanale la direzionalità è cioè il mercato è ancora bearish, però sul daily abbiamo avuto un forte impulso, un assorbimento di tutto questo dump, ed è un segnale molto forte, ok? Che molti hanno interpretato come una voglia di ripartire. E quindi quello che vedo io è che il bias sul daily rimane bullish, rimane rialzista. Quindi preferirei un'operatività su breakout piuttosto che su breakdown. Sarei molto più cauto su breakdown, però c'è da aggiungere che... Cosa ho fatto? C'è da aggiungere che io ho aperto una posizione spot long. Quindi se vedessi un breakdown da range, potrei voler aprire un piccolo short di copertura, un inizio di short di copertura, per andarmi a coprire perlomeno in questo pezzetto di strada qui, perché il break confermato da questo range ha come primo target gli 8000, e se riassorbiamo anche gli 8000, ecco, diventa bruttino, quindi se cominciamo a scendere così. E quindi in quel caso lì vorrei essere coperto. Per il momento resto a vedere. Una seconda opportunità, poi ritorno alle vostre domande, su una situazione di questo tipo, come vi anticipavo nei giorni scorsi, è l'anticipazione, la forte anticipazione, ovvero direzionalità rialzo, poi segue lateralizzazione, ipotesi. Questa lateralizzazione è un'accumulazione perché io sto seguendo un po' la direzionalità, faccio un trade lungo direzionale. Questa ipotesi quanta probabilità ha di essere reale? Ovviamente non esiste una formula, un numero, però è tanto più probabile quanto più la direzionalità è palese, ok? In questo caso quante sono le probabilità? Cioè come possiamo quantificare? Allora abbiamo di contro il bear market sul settimanale, non benissimo. Sul lunghissimo periodo siamo in lateralizzazione, sul mensile, come vi ho detto più volte, e se volete lo andiamo anche a rivedere su questo layout che ho chiamato pulito, che in realtà non è affatto pulito se non ricordo, ma no, in realtà sì. Allora vedete, questo è il mensile. Sul mensile siamo in triangolazione, tra l'altro guardate qua che bella cosa che sta per accadere. Abbiamo avuto un... no, è bello il mensile, mi devo ricredere. Non è affatto male, cioè abbiamo, attenzione, lower lows e lower highs per ora. Abbiamo da rompere l'high qua a 9004, chiudendoci sopra per essere un po' più convinti. Però guardate che bello, cioè abbiamo avuto, questo è lo spot su Bitstamp, abbiamo avuto l'attacco alla trend line rialzista che funge da base del triangolo, quella che fa un po' da direttrice appunto del rialzo, il cluster intermedio che era il supportone principale, assorbimento fortissimo del dump e dopo un engulfing bullish, guardate, che va a chiudere sopra il mese prima. Caspita, questo è veramente bello. Cosa ci vuole ancora? Il follow up. Quindi se facciamo un bel higher high, beh, inizia a piacermi davvero sul serio, anche perché andremo a rompere a rialzo questa cosa qua. Quindi ok, sul mensile lateralizzazione con voglia di, per adesso però ahimè ancora lateralizzazione a tutti gli effetti. Quindi settimanale bearish, lower highs, lower lows, mensile lateralizzazione come abbiamo visto prima con delitto, chiamiamola così, daily invece il bias è bello bullish perché abbiamo higher highs, higher lows, assorbimento del dump e quindi le probabilità vertono secondo me sensibilmente, non troppo visto comunque l'impostazione di massima col bearish sul settimanale e col laterale sul mensile. Cioè se avessimo avuto tutto concorde, tutto bullish, chiaramente una lateralizzazione dopo un impulso rialzista e il break di diverse resistenze sarebbe con estrema probabilità un'accumulazione, ok? È questo che da cui volevo arrivare. Noi abbiamo qualche segnale pro, qualche segnale contro, e ovviamente non dimentichiamoci anche di questo come segnale contro se lo vediamo comparire troppe volte.
E comunque la posizione potrebbe essere un'accumulazione a nostra volta all'interno del range, con lo stop loss in caso di breakdown, chiusura confermata fuori dal range a ribasso, ed è uno stop stretto. Attenzione, questo è il bello di una posizione anticipatrice. Abbiamo stop stretto. Stop stretto significa avere un rischio rendimento estremamente favorevole, ok? E poi il primo target potrebbe essere i 9.500, che è la prima resistenza settimanale, poi abbiamo i 10.000 e passa. Comunque possiamo aprire tranquillamente in caso poi di conferma del fatto che è un'accumulazione, tenere la posizione come trend follower è assolutamente concepibile e anzi piacevole e consigliabile, è quello che farei io, insomma. Quindi questa è l'opportunità di posizione anticipatrice, ok? Maggior reward, maggior risk, c'è un po' da mettersi in testa queste cose qui che abbiamo ipotizzato, un'accumulazione. Dunque, io volevo anche parlare un po' di opzioni, però va a finire che poi non vi filo più. Torno un po' da voi e poi magari torniamo dopo al discorso delle opzioni se vi interessa, se no lo sorvoliamo anche. Perché ve lo dico in tre parole, così se vi tenta magari approfondiamo. Al vedere un'altra opzione di copertura, possibilità di copertura, quindi se sono spot long oppure ho una posizione long già aperta e vedo una candela di arresto, la candela di arresto mi dice alta possibilità di andare ad abbattere la volatilità e di andare a frenare un attimino il trend. Cosa faccio per capitalizzare l'abbassamento, il calo previsto di volatilità che io prevedo e che il mercato non prezza secondo me a sufficienza? Devo shortare le opzioni, vendere le opzioni. In particolare, se siamo in fase rialzista e vendo un'opzione call, che la call è un'opzione bullish di suo, se la possiedo, se la vendo è una posizione bearish perché io incasso il premio e lo incasso se a scadenza il prezzo è minore dello strike price, quindi se il prezzo scende oppure rimane appunto al di sotto dello strike price. Se invece il prezzo continua a salire, io perdo come se avessi uno short aperto, ok? Quindi la perdita potenziale è illimitata ed è il motivo per cui non venderei mai un'opzione nuda, ovvero fare soltanto uno short option senza niente, ok? Se io ho una posizione spot long, copro la perdita dello short opzione nel caso in cui vada male, ovvero il prezzo continua a salire, perché il mio spot long mi fa guadagnare, ok? E compenso. Se avessi solo l'opzione nuda, avrei un guadagno limitato, perdita illimitata, non bene. Il bello di shortare l'opzione assieme allo spot long è che io appunto ho lo spot long, quindi in caso di aumento del prezzo io sono contento perché non ci perdo. In caso di calo del prezzo io copro una parte della perdita dello spot long col premio della vendita dell'opzione call. Nel caso di lateralità l'opzione call si deprezza giorno dopo giorno per via del time decay, il theta, il famigerato theta, ovvero io giorno dopo giorno continuo a guadagnare grazie al fatto che la volatilità diminuisce e questo vuol dire capitalizzare la volatilità. Una posizione di questo tipo si chiama covered call, proprio perché è un'opzione call venduta ma coperta dallo spot long. Chiusa la parentesi. Basta, ritorno alle vostre domande. Allora, vediamo dove mi ero perso, ripartiamo dall'alto. Da quale exchange mandi gli USDC o GUSD su BlockFi? Allora, io da Binance li ho mandati e forse anche da no, da Coinbase, però no, erano altri. No, in realtà da Binance, direi solo da Binance. Luca si è appassionato al trading tramite il papà e poi si è smazzato con lo studio, cosa che dovremmo fare tutti. È proprio così, è la mia storia. Mio papà mi ha fatto appassionare al mondo finanziario degli investimenti in generale. Ciao, ti occupi personalmente o conosci qualcuno che si occupi di trading al posto mio? Ho provato in passato Smart Binance, ma non mi ha particolarmente convinto. Ci sono tool migliori, direi. So che sarebbe meglio essere personalmente consapevole di come si opera, però è difficile stare dietro 24/7 ai movimenti del mondo cripto. Tutto vero. Allora, il fatto è che non c'è soltanto un'operatività che ti richiede di essere sempre davanti ai grafici, anzi, io quell'operatività che ho io, cioè considera che la mia giornata è full, nel senso io lavoro 8-9 ore al giorno in media, se mi va bene, lavorando proprio in ufficio. Poi torno a casa,
Ho da fare i video, ho da preparare, sto dietro la community perché mi piace tantissimo, cioè mi confronto con voi, chiacchiero con voi, creo contenuti, una vita anche al di fuori di tutto questo. Quindi non è che sono dietro ai grafici ogni giorno, spesso sono da mobile addirittura, in maniera molto, come dire, bisogna investire bene anche il proprio tempo, dosare bene il tempo. E quindi quello che faccio io è, ad esempio, non scendere mai sotto il time frame giornaliero, valutare soltanto i cosiddetti swing trades, quindi andare a prendere i movimenti un po' più lunghi, un po' più lenti, non fare scalping, evitare certi tipi di operatività che mi costringerebbero a continuare ad aprire, a guardare, a refreshare i prezzi. No, ecco, quella è un'operatività che non farebbe per me, ma anche se fossi sempre a casa davanti ai grafici, ci patirei perché mi stresserebbe, sarebbe nociva e un'operatività che ti stressa ti fa performare male. Quindi tu devi trovare un'operatività che si sposi bene con quello che tu riesci a fare e gestire emotivamente. Questa è la prima cosa. E credimi che non è assolutamente necessario stare dietro ai grafici giorno dopo giorno. Io ti dico, operativamente, per impostare gli alert, per mettere ordini, fare cose, un'ora al giorno forse è tanto, forse anche meno, anzi sicuramente anche meno in media. E ti dico quanti trade chiudo al mese. All'incirca avevo fatto una media che sto sulle 15 operazioni a dire tanto, cioè il range high delle operazioni mensili è 15, cioè io opero veramente poco, capisci? Non apro tante posizioni, ok? E soprattutto è distribuito in maniera che ci sono momenti in cui magari ne apri 4 o 5 a fila, settimane in cui non tocchi niente, adesso non so da quant'è che non apro un trade, ad esempio, e cose di questo tipo. Quindi non ti preoccupare del doverci star dietro 24/7, è 100 volte più soddisfacente il riuscire a gestirlo in autonomia che cioè il delegare ad altri, che è una cosa che io personalmente non farei mai perché va un po' contro i miei principi, no? Come andare dal family banker piuttosto che, cioè, io i miei risparmi mi piace, ho studiato, ho voluto fare questo per sapermeli gestire in autonomia come penso che sia meglio io. È un impegno notevole, però davvero è una delle cose che ripagano di più al mondo in assoluto, secondo me. Quando disegni le trend line, tieni sempre conto delle shadows o è meglio concentrarsi sulle aperture e chiusure? Guarda, io personalmente le trend line le disegno tutte sulle chiusure e le aperture. Di solito io faccio così, perché sul time frame di riferimento diventano più significative, altrimenti se si considerano le shadows è un po' come andare a considerare anche i time frame minori. Ecco. Grande, ce l'ho fatta a seguire una live alla fine, meno male, è grandissimo. Tra l'altro oggi avevo un po' di timore per l'orario, perché visto che adesso si ricomincia un po' a lavorare, quello che temevo era che appunto arrivando alle 6 non si riuscisse a, cioè non riusciste a seguirmi magari in tanti e qualcuno fosse tagliato fuori. Spero che non sia così. Ditemelo nel caso se voleste un orario diverso, che altrimenti la mia idea era questa. È possibile avere una visione complessiva sulle posizioni aperte di tutti gli exchange? Ma ti dico la verità, è possibile tramite tools di terzi, che però a me non piacciono molto perché vanno a parlare con i tuoi account sugli exchange. Non mi piace molto usare tool di terzi per gestire le mie posizioni. Io preferisco magari scrivermeli su un banalissimo Excel, tanto appunto, l'ho detto, non sono tante posizioni che apro. Altrimenti, se uno appunto è un trader ad alta frequenza, invece, cioè, cambiano le cose, ci sono tool dedicati. Non me ne viene in mente nessuno al momento, però se cerchi un po' di sicuro lo scopri, ne scopri tanti. Hai bloccato l'opzione per modificare la risoluzione dello stream, maledetto. Ma sai che in realtà io non ho mai cambiato niente, cioè quello è il bello. Una volta è partito, cioè ha funzionato, vi ha permesso di modificarla. Adesso ancora no, non lo so. Io tutto quello che ho fatto dal primo live ai successivi è stato abbassare il bitrate, per evitare eventuali sovraccarichi appunto della vostra banda, di chi soprattutto è da mobile.
Robin Hood arriverà mai in Italia? Sicuramente sì, arriverà, sono certo. Non sto capendo niente di quello che dici, ma è molto gradevole da ascoltare. Allora, guarda, uno dei principali problemi, come dire, dei miei timori soprattutto, quando parlo di analisi di grafici, è proprio l'utilizzare termini troppo complessi. Voi fatemelo notare, mi raccomando, che cerco magari di sviscerare i concetti se qualcosa non è chiaro. In ogni caso, se voi andate, adesso faccio un'altra bellissima scillata, sul mio canale YouTube, ok, e andate ad aprire in particolare le playlist che vedete qua, in primis, allora, trading consapevole la consiglio a tutti i nuovi arrivati, nel senso, se state scoprendo adesso il mondo del trading vi consiglio di guardarli, sono un po' lunghi, magari noiosi, però credetemi, ne vale la pena, perché fanno passare un po' dei concetti che spesso sono sottovalutati, secondo me, li ho fatti apposta questi video, che sono messi in secondo piano, si tende a pensare solo all'analisi tecnica e solo ai grafici, a entrare, uscire a mercato, alla posizione, e si tende a mettere in secondo piano concetti fondamentali quali il money management, la gestione del rischio, l'emotività, la psicologia, il fare un trading journal, il crearsi un piano, che vanno assolutamente compresi e fatti propri. E per quanto riguarda invece magari la terminologia un po' più tecnica, c'è quest'altra playlist, come investire in criptovalute per principianti, inizia da qui, dove trovate questo che è il mio primo video, tra l'altro in assoluto, all'apertura del canale, mi viene quasi la lacrima, e al di là di tutto, cioè tutto quanto, è una raccolta, diciamo così, dei video, tra virgolette, utili che ho fatto nel tempo, sono una cinquantina, magari saltatene qualcuno, non state lì a guardare tutti, però vi spiego magari alcune terminologie che altrimenti si potrebbe far fatica a capire. Ovviamente nessuno vi vieta, anzi è una buona idea, se non capite qualcosa di farmelo notare, di dirmi guarda, ci puoi spiegare meglio quello che hai appena detto perché non si capisce una mazza, e io ovviamente sono assolutamente a disposizione. Che ne pensi della probabile manipolazione evidenziata dalla stampa continua dei vari USDT, BUSD eccetera eccetera dietro a questo movimento repentino? Allora, effettivamente le nostre stable coins sono un po' l'equivalente della Federal Reserve, qualcuno dice, nel mondo bancario. In verità consideriamo che quando vediamo creare nuove stable coins, non è che per forza sono state create dal nulla e hanno comprato Bitcoin e c'è dietro qualcuno che vuole manipolare, ma in realtà magari c'è banalmente domanda, ok, per liquidità. Quando viene creata una stable coin vuol dire che c'è domanda di liquidità in stable coin, quindi va visto un po' anche così, non sempre per forza con l'occhio del complotto, della manipolazione, perché alla fine poi ci può essere anche poco utile ai fini operativi. Io tendo un po' a scremare tutte quelle notizie mettendole come rumore di fondo, andando appunto a categorizzarle come rumore di fondo e concentrandomi su quello che mi dice il grafico e la situazione, perché il grafico, il mercato prezza un po' tutto, è vero che è manipolato, che ci sono grossi capitali eccetera eccetera, però a tutti gli effetti i mercati funzionano così, cioè non è una prerogativa di Bitcoin. E quindi ecco, questo è un po' quello che volevo dire. Mi stavo dimenticando il sondaggio, quindi lo faccio ora prima che sia troppo tardi. Parlando di altcoins, che tra poco ne andiamo ad analizzare qualcuna, non ho dimenticato Band, che me l'avete chiesta, io vi chiedo che percentuale del vostro portafoglio è allocata in altcoins? Iniziamo questo bellissimo sondaggio. E soprattutto, allora aspettate che adesso vi faccio anche il pop-up come l'ultima volta, che ho imparato a farlo e mi sento veramente un figo. Allora, lancia, vediamo se funziona. Ok, e ora ve lo piazzo qua. Tac. Allora, che percentuale del vostro portafoglio avete in altcoins? Votate, dovete scrivere punto esclamativo vote, spazio,
10 se è tra 0 e 10%, 30 se è da 10 a 30, 50 se è da 20 a 50, 70 se è da 50 a 70 e 100 se è tra 70 e 100%. Votate, fatemelo sapere che sono curioso. Non c'è 0? Sì, è tra 0 e 10%, fai punto esclamativo vote 10, è l'intervallo, è quello lì. Dovevo per forza di cose andare a definire un comando e quindi. La mia la sapete perché ho il circa 10% in Ether, un po' in BNB e un po' in FTT, quindi direi tra 10 e 30, se si considera anche Ether, una altcoin per l'appunto. Allora, io volevo tornare da voi, eccovi qua, ok. Bella domanda della manipolazione, ecco, molti siete interessati, vedo, al discorso delle altcoins. Allora, io vi dico la verità, non lo so, cioè sicuramente c'è della manipolazione dietro e quant'altro, però al di là dei cosiddetti cigni neri, ovvero dell'insolvenza magari di qualche stablecoin piuttosto che di Tether che collassa, eccetera, che ripeto sono cigni neri, però non tenderei a darci troppo peso. Io la domanda che tendo a farmi è: ma questa cosa mi serve operativamente oppure no? Se la risposta è no, cioè non mi serve per il mio trading, tendo ad escluderla. Se la risposta è sì, allora invece tendo ad includerla, ok? Il discorso delle stable coins sì, può essere interessante per magari un investimento a lungo termine, ma anche lì neanche più di tanto, perché la manipolazione, ripeto, c'è in tutti i settori finanziari, c'è anche nelle stable coins, magari sì, ma non è sicuramente quello che guida il prezzo, mi sento di dire. Cioè, mi sento di dire che è una cosa secondaria, ecco. Devo andare, non posso accumulare shitcoin. È vero che più seguite il live, più minuti di live guardate, più accumulate shitcoin, che è il mio token fedeltà, chiamiamolo così, che è qua disponibile su Twitch e poi è scambiabile con premi in futuro. Adesso voglio farlo per bene. Oh, finalmente a casa, adesso capisco qualcosa. Bentornato a casa, hai finito di lavorare. Quando eravamo a 7.800 prima del break, quella era una delle rare occasioni in cui aveva senso comprare il premium sulle opzioni. E effettivamente le opzioni sono un po' a volte fuorvianti, perché c'è da vedere quanto vengono prezzate, quanto sono liquide ovviamente, perché a volte c'è uno spread tra acquisto e vendita ciclopico, e molto da guardare. Io la cosa che guardo di più è appunto la volatilità. Se voi andate, adesso ne approfitto per buttarci un occhio, guardate qua su Derivit, solitamente la prima cosa che guardo è il volume per scadenza, quindi vado a scegliermi la scadenza più scambiata per evitarmi situazioni del tipo che tra bid e ask c'è uno spread senza senso, ok? Perché quelle ovviamente sono da escludere a priori. Vado a prendermi la scadenza più liquida, quindi con minori spread, ok? E poi vado a vedere come seconda cosa la volatilità implicita. Perché il motivo principale per cui io opererei in opzioni è proprio il capitalizzare il theta, quindi il time decay, se io prevedo appunto un declino della volatilità, e la volatilità stessa. Quindi se, che ne so, c'è un periodo di compressione che dura da mesi, la volatilità implicita è prezzata ai minimi storici, è bassa, e a tal proposito ci aiuta un po' anche skew, perché adesso altra mezz'ora per riaprirlo, c'è la dashboard sulle opzioni, poi magari trattiamo il tema in un momento a parte dedicato, però vedete che ci sono i grafici di volatilità implicita versus volatilità realizzata effettiva, poi addirittura potete andare a vedere la VVOL, che è la volatilità storica offerta appunto da BitMEX stesso sui 7 giorni, sulle 24 ore generale, ok? Potete vedere dove ci troviamo rispetto allo storico, quindi qual è la volatilità reale, compararla con la volatilità implicita prezzata appunto dalle opzioni stesse. Scusate, adesso ritorno su Bitcoin e ritorno anche qui. Se vedo che secondo me la volatilità implicita è sottoprezzata o sovrapprezzata, se sottoprezzata allora c'è un'opportunità di acquisto di opzione, perché l'opzione si apprezza con l'aumentare della volatilità implicita. Se la vedo sovrapprezzata, opportunità di short sull'opzione. La covered call di cui parlavamo prima si rifà proprio a questo discorso qui.
io sono spot long, vedo una candela di arresto, la volatilità è molto ben prezzata dal mercato, che si aspetta comunque volatilità, segnale candela d'arresto, inoltre sono esposto long, cosa faccio? Due piccioni con una fava, vendendo la call mi copro su un eventuale ritracciamento, che sempre me lo rende possibile la candela d'arresto, e inoltre capitalizzo un eventuale calo della volatilità, quindi un placarsi del prezzo. Ad esempio, se andiamo a vedere la call a 9000 di strike price, come potete vedere, se vediamo sui 7 giorni, vedete che ha avuto un declino molto alto, ok? Dall'ultimo periodo. Ha toccato un picco di 0.12 Bitcoin il 30 di aprile, che è il momento ovviamente in cui c'è stato il picco più alto. Vedete, 30 di aprile, 29 aprile c'è stato il break. 30 di aprile, tra l'altro, c'è stata anche la candela di arresto, quindi era il giorno ideale per andare a fare lo short su questa opzione. Poi, ovviamente, col senno di poi mi rendo conto che sia facile. Ma infatti vedete che già il 30 di aprile, quando c'è stata, si è conclusa la candela di arresto, siamo passati da 0.12 Bitcoin di prezzo dell'opzione a dei minimi di 0.07. Ok? Quindi è già calata del, cos'è in percentuale? Non del 50%, ma quasi. Questo è il potere della volatilità implicita, eh? Non è, il prezzo non è variato molto, perché siamo arrivati sì a 9.500, poi siamo tornati a 9.000, però anche considerando lo picco, il prezzo è sceso del 7% e l'opzione del 50% quasi, eh? È questo che è pazzesco delle opzioni. E poi ovviamente ha continuato, visto che si è placato un po' il mercato, vedete che anche il prezzo dell'opzione tendeva un po' a decrescere, un po' figlio del time decay, un po' figlio del fatto che la volatilità implicita si è sottoprezzata. Nelle ultime 24 ore il calo, leggevo, era, scusate, del meno 8,05%, a fronte, la cosa bella è quella, di un prezzo che non è variato. Cioè, quello è il discorso che rende curiose ed interessanti le opzioni. Comunque, ci ho fatto un video dedicato alle opzioni, anzi una serie di video sulle opzioni se vi interessa, e potete andarci a dare un'occhiata. Io spero vivamente che il sondaggio non abbia coperto nulla. Maledizione. Allora, ciao, cosa consiglieresti ad un ragazzo che vorrebbe iniziare ad imparare seriamente questo lavoro? Allora, prima cosa, studiare, quindi sì, come dici tu, libri di analisi tecnica, sì, anche imparare un po' di finanza comportamentale, quindi imparare cos'è un bias, cosa sono le emozioni riguardo al trading, al muovere i soldi e quant'altro. Io consiglio anche di avere una visione complessiva delle cose, magari leggendo anche qualcosa sul cosiddetto value investing, quindi quelle tecniche che magari anche io non metto in pratica perché magari speculo di più, ok? Però è interessante conoscerle per avere una panoramica completa, quindi parlo di libri quali The Intelligent Investor, Security Analysis, Graham, per capirci, e qualcosa sul money management, sul risk management, quindi sul come gestire, se si parla soltanto del trading ovviamente, le proprie posizioni nel tempo, il sizing, il gestire le serie di vincite, le serie di perdite, come appunto andare a portare avanti un portafoglio, gestirlo nel lungo periodo, ok? Quindi questo è un po' quello, la preparazione che serve teorica. Poi ovviamente c'è tutta la parte pratica, che è la cosa più importante, ovvero mettersi lì con un capitale ridotto per non andare a dilapidare capitale in un attimo, ma per iniziare a capire che cosa significa perdere soldi, avere, voler fare take profit, avere quelle sensazioni di avidità, di paura che si provano poi nel trading reale, fare esperienza e poi andare ad accrescere il capitale utilizzato. È un percorso molto 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 lungo. Io opero su MACD con segnali molto veloci in time frame lunghi. Si possono prendere macro trend molto grossi con profitti long e short usando i leverage tokens. Interessante, ma alla fine quello che importa è proprio avere un cosiddetto edge statistico, quindi cercare in una serie di casistiche, cioè in una casistica di n campioni prolungati, cercare un qualcosa che ci favorisce sui grandi numeri, quindi la cui probabilità tende ad essere poi positiva. Ovviamente servono tanti campioni, serve una, cioè, tempo fondamentalmente.
Ma perché delegare ad altri i tuoi soldi? Sei abbastanza giovane, non hai scuse per non farti un mazzo così e investire tempo e sudore per il tuo futuro e sicurezza finanziaria. Completamente d'accordo. Fai un sondaggio su Twitch per il discorso orario. Stavo per scrivere, ok, la velocità è tutto nel mondo cripto. Esatto, quando vi dico di cliccare la campanellina per iscrivervi, per ricevere le notifiche su YouTube, perché la velocità è tutto. È possibile, questa è una domanda già fatta, no? Per posizioni aperte intendevo le posizioni di mercato di tutti quelli che hanno aperto ok, non avevo capito male la tua domanda allora. Le posizioni di mercato di tutti quelli che hanno aperto posizioni per vedere dove ci sono le maggiori liquidità. Ti piacerebbe sapere dove sono gli stop di tutti? No, purtroppo no, perché altrimenti, cioè, solo gli exchange sanno dove sono gli stop. Si può sapere, utilizzando il volume profile, ad esempio, quei livelli di prezzo al quale sono stati eseguiti i maggiori trade. Questo istogramma che vedete qua di lato, il volume profile al quale dedicherò un video, perché me l'avete chiesto ormai in tanti, troppe volte, non vi posso più ignorare, e ci fa capire a quali livelli di prezzo appunto sono stati eseguiti più trade. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono livelli di prezzo chiave, perché appunto diventano papabili zone accumulative o distributive, zone di attrazione, e quando ci si allontana di repulsione, proprio perché scatta il discorso liquidità. Sto cercando un exchange che abbia low fees per fare withdraw e spostare i soldi sul mio bank account. Qualche consiglio? Allora, dunque, parli di valuta fiat, immagino. Low fees, ma guarda, io ultimamente mi sto trovando molto bene con The Rock Trading per quanto riguarda il fiat trading, l'ingresso e uscita, perché comunque le fees sono praticamente nulle di prelievo e le fees di compravendita sono molto basse rispetto alla concorrenza, che ha teso ad alzare moltissimo comunque le fees stesse, quindi è molto competitivo. MCO Nexo IDU, secondo te chi rilascerà per primo la propria carta di debito in Italia? Bella domanda. MCO in teoria l'ha già rilasciata, perché io ho fatto la richiesta, sono in pending e sto aspettando, quindi effettivamente non c'è ancora, però in teoria dovrebbe essere in fase di processing. Nexo non lo so, non mi sono mai informato perché non mi interessava, a dir la verità, utilizzare Nexo per quello scopo lì. E IDU invece dovrebbe essere tra pochi mesi che arriva. Tra l'altro volevo farci proprio un video, se riesco, lunedì, perché qualcuno di voi è interessato. A me piace comunque parlare di tutte le opportunità. Ho parlato di Coinbase Card, ho parlato di Wirex e adesso ho ordinato appunto MCO, la carta di crypto.com, per poterla provare e recensire. Ho visto che c'è anche quella di IDU, quindi mi sembra giusto parlare, perché è assolutamente interessante. Tra l'altro ho visto che ci sono fees abbastanza vantaggiose e quindi ne parleremo, insomma. Quando compro BTC per holdare, ovviamente li devo comprare dove costano meno, ma alla fine qual è la piattaforma più economica possibile? Guarda, ti dico la verità, la differenza non è grande, perché si parla di 0,2% piuttosto che 0,3%, 0,15% eccetera eccetera. Quindi io te l'ho detto, anche per voler supportare una realtà italiana, una realtà che personalmente mi simpatizzo, mi piace molto, utilizzo The Rock Trading. Non c'è tantissima differenza, quindi io ti direi, guarda, se dovessi scegliere, risceglierei The Rock Trading. No, non sono noiosi, trading consapevole è tanta roba, sei il Robin Hood dei neofiti, sono tutti che speculano cacchio. È vero, guarda, mi fa piacere, sono molti che si vogliono buttare a speculare senza sapere quello che fanno, però il rischio appunto è di creare contenuti così, che possono risultare noiosi per chi magari appunto vorrebbe buttarsi più meramente nella speculazione, e quindi poi magari non si fila quei contenuti lì. Mi piace che il feedback sia positivo. La prima arma all'inizio è la pazienza, ben detto, altro che, senza pazienza nel trading non si va da nessuna parte. Complimenti per tutto il materiale che hai prodotto gratuitamente in questi anni, ti ringrazio, mi fa piacere che sia apprezzato. Consideri sia più vantaggioso il trading automatico o il trading attivo? Ma guarda, in verità io preferisco il trading attivo, perché come dire, è più discrezionale, e il trading automatico poi è più sensibile magari a chi cerca di fare counter trading su alcuni indicatori, perché sa che ci sono bot che si muovono in un certo modo. Quando il mercato diventa dominato dai bot,
Immagina di sapere cosa fanno quei bot, che alla fine, bene o male, prima o poi si scopre. Tu riesci a fare counter trading su di loro, va a finire che appunto li freghi prima o poi. Cioè, quindi non è sostenibile l'operatività con bot mera e pura, soprattutto con gli indicatori più classici. Ecco, quindi io preferisco il trading discrezionale, fatto a mano, insomma. Che ne pensi che pare che la Fed vuole bannare le stable coins? Guarda, secondo me farà molta fatica. È un po' come il discorso di Libra, cioè che ovviamente gli fanno scomodo perché non sono regolamentate da loro, però da lì ad arrivare a bannarle c'è veramente un abisso, quindi è un rumor, cioè ci sono, cioè gli sta antipatiche, è vero, è contraria la Fed alle stable coin, non dirà mai che sono una bella cosa, magari vorrà fare poi in futuro la sua di Stato regolamentata da lei. Le banche centrali diranno sempre che la moneta deve essere regolamentata dalla banca centrale, mai il contrario ovviamente, e quindi è normale che ci si schierino contro, però anche riuscire a dire bannarle non violano nessun particolare principio al momento, quindi secondo me non accadrà, e se accadrà sarà, cioè ce ne accorgeremo con più avanti nel tempo. Non conosco affatto le stable coins, c'è un tuo video riguardo? In verità no, sono stable coins, quindi monete che valgono un dollaro, ok? Quindi ci sono vari espedienti come il avere un conto corrente sul quale si basano. Immaginati un conto con su 1 miliardo di dollari, io erogo 1 miliardo di USDT e dico che per ogni USDT c'è un dollaro in un conto corrente, altrimenti c'è DAI, che ho fatto un video a riguardo, è un po' più particolare. Allora, io adesso volevo dare un'occhiatina alle ultime, alle altcoins, in particolare a Bend Protocol e a Ethereum, visto che sono le due più forse interessanti, una perché me l'avete chiesta voi e l'altra perché vale sempre la pena guardarla. Però prima volevo, scusate, abbiate pazienza, sto cercando la finestra giusta, chiudere il sondaggio dichiarando vincitore. Oddio, c'è qualcuno che ha tra il 70 e il 100% in stable coins, mamma mia, no, ma come fai a dormire la notte, mi chiedo. Poi c'è una zona grigia tra 30, 50, 50, 70, qualcuno c'è, ma la maggioranza è tra 0 e 10%, nella quale poi ci sono dentro anch'io, quindi insomma, mi trovate abbastanza d'accordo. Basta, grazie, era una mia curiosità. Andiamo avanti e andiamo a, allora, innanzitutto a tirare via la finestra del poll e andare a vedere Bend Protocol, che come vi dicevo è in uptrend, vedete, bello impostato, higher highs, higher lows, anche sul settimanale si riflette. E pazzesco, tra l'altro qua c'è un clusterino intermedio, adesso sta un po' lateralizzando, però non ha ancora nemmeno violato l'apertura della candela settimanale, quindi sembra abbastanza carico, quindi ci sta una caccia alle posizioni long. Caccia alle posizioni long che potrebbe avvenire dove? Allora, innanzitutto qua abbiamo un primo livello, qui abbiamo un secondo livello volendo. E il fatto è che, essendo così parabolico l'andamento, sto improvvisando insieme a voi questa analisi, vedete, è abbastanza ripido come andamento, quindi prima o poi dovrà correggere un po' tutto quanto come si deve. Abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, forse già 5 onde rialziste. Che dire, c'è da vedere quanto ha intenzione di correggere, quindi si può tenere come primo uno step one, diciamo così, che consiste nel identificare questo blocco come: questo è l'ultimo low, mi baso su quello, quindi invalido il trade alla rottura di questo low, che tra l'altro violerebbe anche la trend line, e diventa che la zona di accumulazione è più o meno questa. Ok, in particolare magari se vogliamo questa, visto il, cioè oddio, questa, visto che c'è anche la trend line di mezzo, e lo stop loss per l'appunto qui sotto. Se andiamo a chiudere questo stop loss non perdiamo comunque il bias bullish, perché sul lungo periodo il trend, la direzionalità è comunque molto forte a rialzo, si fa solo uno step in giù, quindi si potrebbe andare a considerare questa zona di ingresso e lo stop loss qua sotto.
Ecco, perdere anche questo diventa brutto. Tra l'altro, guardate, qua c'è anche una bella confluenza con questo scorso high. Quindi questa è molto più forte come zona d'ingresso, però chiaramente implicherebbe un ulteriore ribasso. Quindi ecco, questi sono i due setup speculativi che vedo bene. Il primo più sul breve, con un ingresso frazionato magari qua dentro e stop loss a perdita di questo low. E il secondo è una cosa un po' più di ampio respiro, ovvero questa situazione qua, che chiaramente ha un rischio rendimento maggiore, un potenziale maggiore, e c'è da vedere poi come viene affrontato stop loss alla perdita di questo appunto low, che è un po' più di ampio, su ampio spettro, insomma, considera una correzione non solo locale ma un po' di tutto quanto il movimento. Infatti, se andiamo a vedere anche un bel Fibonaccio, pazzesco il fatto che ci confluisce anche il 61,8 qui, guardate che roba, pazzesco. E bene, questo è Band Protocol Ethereum. Tra l'altro vi stuzzico un po', sto preparando un video approfondito su Ethereum 2.0, sullo staking che arriverà, insomma tutte queste cose qua. Spero che vi interessi, perché mi ci sto impegnando tanto da bravo fanboy di Ether. Ether Bitcoin, un po' come le altcoins in generale, non è bello, perché vedete, ha fatto questo costrutto di top che è stato rotto a ribasso. E poi da lì c'è stato un po' un sanguinamento lento a ribasso con volumi un po' prosciugati. Qui abbiamo l'ultimo cluster di supporto, se vogliamo, e poi abbiamo il retest del vecchio range high, quello che potremmo estendere in questa maniera. E comunque al momento non è assolutamente interessante come entry long, perché dobbiamo vedere quale zona creerà supporto, quale zona creerà domanda. Quindi fondamentalmente avremo, per esempio, qua un segno di domanda e andremo in una direzione di una triangolazione, una cosa di questo tipo, che non sarebbe male, perché sarebbe poi in corrispondenza di una rottura di un livello chiave di resistenza. Oppure ritorniamo verso il basso, peggio ancora, buchiamo il range, e non sarebbe affatto bello, ok? In tal caso potrei addirittura valutare una copertura short. Finché siamo sopra il range non ho intenzione, ve lo dico, di valutare copertura short, ma nemmeno di aprire delle posizioni long. Secondo me adesso Ethereum è da stare un po' a guardare, ok? Io l'ho accumulato, lo detengo, lo holdo, lo copro short quando è ora. Per adesso questa la valuto ancora come una mega lateralizzazione, ok? Non è ancora sufficientemente direzionale per indurmi appunto ad aprire la posizione short. Tendo più a essere esposto spot long e basta. Bene, questa è la mia un po' visione su Ether. Prendo un po' le ultimissime domande, vediamo se ce n'è, se c'è qualcosa, se c'è qualcuno. Confermo il giudizio positivo di training, grazie, vi ringrazio un sacco per i vostri giudizi positivi. Poi direi che adesso, quanto tempo è che stiamo facendo? 1 ora e mezza, quindi proprio l'ultimissima domanda. Dunque, si può fare staking su Exodus? Allora, in verità no, non è così facile, o meglio, perché per fare staking serve, dipende dalla coin fondamentalmente. Per alcune serve la partecipazione attiva, per alcune la delegazione come Tezos. Devi vederti un po' il regolamento di ogni singola coin, perché non basta a volte detenerla nel wallet, ma serve anche fare qualcosa di attivo. Hai in progetto altri mini corsi? Guarda, in verità vorrei fare una miniserie sulle basi, l'ABC del trading, quindi che cos'è un future, che cos'è un perpetual, che cosa vuol dire limit order, cosa vuol dire market order, cosa vuol dire, insomma, tutte le terminologie di base, per darvi la possibilità appunto di comprendere tutto quello che dico e i concetti che cerco di spiegarvi. L'ultima, exchange dove si può inserire sia stop loss che take profit, FTX, BitMEX, Bybit, quelli speculativi che mi vengono in mente, basta, io utilizzo quelli, anche perché stop loss, take profit, così per speculare li uso lì. Anche Binance mi pare che adesso lo permetta, sì, l'ho fatto recentemente, è che non ho usato tutto il capitale in una posizione, però penso proprio di sì. Come carta consiglio anche Together, totalmente gratuita, e Monolith, che è decentralizzata, non le conosco, ecco, potrei recensire un po' anche quelle, perché no, così da avere un po' una panoramica completa.
giusto ad aggiungere. Adesso la prossima sottesame è i dove, lo dico. Ragazzi, io vi saluto a questo punto perché siamo ad un'ora e mezza, quindi aspetti fiscali, ne approfitto per dirlo. Allora, gli aspetti fiscali sono una zona grigia al momento perché non c'è una legge ben definita, quindi io non me la sento di parlare di aspetti fiscali perché non ne ho competenze né conoscenze, non ho studiato nulla di attinente, quindi non mi voglio esporre a riguardo. Magari potrei chiedere a qualche esperto e chiamarlo sul canale, farci due chiacchiere, magari insieme anche in live, però io personalmente non voglio farlo perché non è il mio campo di competenza e non voglio dire stupidaggini che poi vi inducono magari a fare errori, ed è un campo in cui non sono tollerati errori, bisogna fare le cose in maniera giusta. Detto questo, di nuovo vi saluto, ci rivediamo noi live venerdì, perché gli appuntamenti sono due, ovvero martedì e venerdì alle 18 circa. Il video di questa diretta lo trovi su il mio canale YouTube, che ogni tanto, se scorri la chat, c'è il mio bot che scilla il link, quindi adesso lo carico, dagli un'oretta per elaborarlo e lo trovi proprio lì, quindi dacci un occhio se ti va, così te lo rivedi tutto, ci metto anche i minutaggi con gli argomenti. Vi faccio un carissimo saluto per la 50esima volta, ci vediamo venerdì, ci vediamo dopodomani invece con un altro video, dove magari parlo di OKX, se riesco, vorrei fare un tutorialino su OKX, e poi ci troviamo sempre sui vari social, insomma sapete che io cerco di essere presente un po' dappertutto, su Facebook, su Discord, su Telegram, ognuno con il suo perché. Di nuovo un carissimo saluto, e sei, alla prossima, buona serata a tutti quanti, e occhio alla volatilità di Bitcoin, che vale la pena studiarsela, impararsela, imparare a capitalizzarla. Ciao a tutti!